Buongiorno e benvenuti a questo nostro nuovo appuntamento settimanale. Quello di cui vorrei parlare oggi è la comunicazione con il malato di demenze o di Alzheimer, in particolare la comunicazione attraverso la parola. Quando si parla di comunicazione si parla di trasmissione di un messaggio, di qualche cosa che noi vogliamo dire e che il nostro interlocutore in un qualche modo comprende, può essere un'informazione, un racconto, un'istruzione, una qualunque cosa. Questo messaggio passa attraverso due canali, un canale che è quello della parola, di quello che proprio diciamo, e un canale che viene detto non verbale e che è la gestualità. Il modo, il tono della voce, il modo che diciamo, pensate alla differenza che c'è tra il dire ad una persona che brava che sei stata e dire brava che sei stata. Il messaggio che passiamo è molto diverso. Quello però che ci interessa oggi affrontare è proprio la parola, perché la parola nella malattia di demenza, nell'Alzheimer, ha un decadimento progressivo che rende molto difficile ad un certo momento una possibilità di scambiare comunicazioni attraverso la parola con il malato. E le difficoltà che il malato presenta possono essere di vario tipo, tra l'altro a seconda anche del tipo di demenza. Ne nomino alcune, poi ciascuno di voi che ha la propria esperienza, sicuramente ne avrà identificate altre. Molto comune è l'incapacità ad un certo momento di dare un nome agli oggetti, di nominarli e contemporaneamente anche di comprendere l'istruzione che gli davo. Se io dico metti la bottiglia in frigorifero e per la persona bottiglia e frigorifero non hanno più un'associazione nome-oggetto, è chiaro che la persona si confonde e non potrà cogliere l'istruzione e rispondere adeguatamente all'istruzione che ho dato, la richiesta che ho fatto. Quindi sono diverso. Un'altra, ad esempio, è quella di articolare le parole, no? A volte può capitare anche a noi di inciampare nella pronuncia di una parola magari un po' difficile, un po' complessa. Per il malato diventa sempre più probabile questa manifestazione. Così come lunghe latenze e silenzi, perché magari non viene la parola che vorrebbe essere espressa. Quello che noi a volte diciamo ce l'ho sulla punta della lingua e non mi viene. Quindi sono difficoltà, una importantissima che si manifesta ad un certo momento, poi mano a mano che la malattia procede, ovviamente aumentano anche le difficoltà, e anche quella di correttamente formare delle frasi che abbiano un senso. Possono esserci errori di grammatica, un maschile per il femminile, un verbo per un altro, ma proprio ad un certo momento di mettere insieme un discorso espresso in parole che abbia un senso comprensibile. A quel punto noi diciamo, ecco, la malattia non lo fa più parlare e in un qualche modo finisce che questa cosa rende difficile anche a noi il comunicare, non sappiamo che cosa dirgli, ci diciamo poverino, ormai non capisce più, è triste questa cosa, però credo che la pensiamo un po' tutti in certi momenti, non capisce, quindi è inutile che glielo dica e magari mi sostituisco a lui o gli parlo un po' come a volte si parla ai bambini. Ma un bambino e un malato di Alzheimer sono due cose diverse. Il bambino ha un'aumento informazione che può imparare il linguaggio, può imparare ad esprimersi. E il malato di Alzheimer è un adulto con una sua esperienza ed un suo bagaglio di persona adulta e con una sua dignità di persona adulta che invece sta perdendo queste capacità. Che cosa fare allora? Perché si rischia di entrare in un meccanismo circolare, cioè quello in cui il malato parla meno perché le sue difficoltà aumentano. Noi che siamo in relazione con il malato non sappiamo più bene in che modo farci capire o comunicare, quindi magari ci sostituiamo a lui o a volte ci inquietiamo perché questo ci sta e a volte dobbiamo anche prenderlo così perché non ci capisce. E magari finisce che gli rivolgiamo molto meno la parola. E
Mi viene in mente una cosa di una volta di una bambina che mi disse in risposta ad un mio saluto mentre era insieme alla mamma: sei una delle poche persone adulte che mi saluta. Perché a volte capita, salutiamo il genitore, l'adulto, e il bambino, tanto è un bambino, gli chiediamo alla mamma come sta? Perché non gli chiediamo come stai? Ecco, qualcosa del genere capita anche con il malato di Alzheimer, no? Non ci rivolgiamo più direttamente a lui dicendo poverino, tanto non comprende. E questo fa sì che lui aumenti le sue difficoltà, si accentuino le difficoltà di linguaggio in un meccanismo che ovviamente diventa un meccanismo circolare e la percezione diventa quella di attribuire una disabilità superiore a quelle che possono essere ancora le possibilità. Quindi il messaggio è ancora quello che già ho ripetuto in varie occasioni: cerchiamo di partire da quello che c'è. E vediamo che cosa possiamo fare all'interno di quello che c'è. Perché se il malato non è più in grado di comunicare adeguatamente i propri pensieri, i propri bisogni, i propri desideri attraverso una corretta espressione linguistica, è però ancora in grado, il linguaggio conserva ancora la capacità di mantenere la relazione. E di questo noi dobbiamo tenere conto. Quindi vi lascio un po' con questo messaggio che la persona è al centro della relazione e non la malattia, e la persona non è la malattia e la relazione diventa la cura, anche la relazione attraverso la parola. Come sempre, un piccolo spunto di riflessione attraverso quello che io ho chiamato un esercizio, ma chiamiamolo una piccola sperimentazione, di osservare la parola del vostro caro ammalato. Quali sono le difficoltà specifiche che lui mette, che voi notate, mettete in evidenza? Nominare gli oggetti, trovare la parola giusta, perdere il filo logico, avere delle lunghe latenze, dei lunghi silenzi mentre parla? Osservate e scrivetevele. E osservate anche un'altra cosa che è importante. Se queste difficoltà variano da situazione a situazione, se ci sono, questo è molto probabile, se ci sono situazioni in cui sono più evidenti ed altre in cui sono meno evidenti. Questo è molto possibile perché certi comportamenti, il linguaggio, ma vedremo poi anche certi comportamenti più problematici, sono molto contestualizzabili da mettere in relazione alla situazione che in quel momento il malato sta vivendo. Quindi vedete quando rilevate più evidenti e chiedetevi: posso modificare qualcosa di questa situazione? Se la sua difficoltà di parola è più evidente perché magari stando insieme a degli amici, questi hanno difficoltà a rivolgergli la parola, ecco, proviamo a dire a questi amici: guardate che questa è la situazione, aiutiamolo. Anche se ci risponde in un modo strano, anche se non ci dice cose strane, proviamo a parlargli, andiamo dietro al suo discorso. Ecco, con questo vi vorrei lasciare, grazie e continueremo su questo anche al prossimo incontro.